Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare il video dedicato al mio viaggio in Portogallo. Volevo andare in questo stato veramente da un sacco di tempo. Io la prima volta che ho detto voglio andare in Portogallo avevo 20 anni, quindi sono passati parecchi anni, perché adesso ne ho 40, quindi pensate quanti anni sono passati, però veramente il Portogallo ce l'avevo lì da un sacco di tempo. Finalmente quest'anno ci siamo decisi e siamo andati a vedere questo luogo stupendo. Ovviamente il Portogallo è grande, non l'abbiamo visto tutto, abbiamo visto soltanto la parte sud, che è la regione dell'Algarve. Abbiamo deciso per questa località perché fra tutte le zone che ci sono in Portogallo è quella che ha il clima più mite e soprattutto è quella che vi permette di fare una vacanza che sia anche di mare e anche di spiaggia. Perché poi nelle altre località, da quello che mi hanno detto, comunque non è così caldo, non è comunque così adatto, per stare in spiaggia, per fare una vacanza di mare. Noi volevamo sia girare un po', ma anche fare un po' di mare, un po' di spiaggia, quindi abbiamo optato per questa regione. Però andiamo con ordine. Noi abbiamo deciso di partire con l'aereo da Bergamo e di arrivare all'aeroporto di Faro, perché Faro si trova proprio in Algarve. Se voi arrivate a Lisbona con l'aereo, poi dovete farvi 250 km per arrivare nell'Algarve. Abbiamo pensato che aveva poco senso e quindi siamo andati direttamente a Faro. In realtà all'inizio volevamo fare una settimana in Algarve, poi 4 giorni a Lisbona, quindi atterrare a Faro e ripartire da Lisbona. Però era una cosa molto dispendiosa e soprattutto non siamo riusciti a far coincidere le date. Quindi abbiamo deciso di farci una semplice e tranquilla vacanza solo in Algarve. Poi torneremo a Lisbona. Siamo quindi arrivati a Faro e ci siamo recati in una frazione di Albufeira, che è una località che si trova più o meno a 30 km da Faro. Abbiamo alloggiato lì, la frazione si chiama Olos d'Água ed è una frazione piccolina, però è bella perché c'è una spiaggia in particolare, che è la spiaggia delle Falesie, che è veramente carina. Comunque direi di dare un ordine sensato a questo video. La prima cosa che voglio dirvi è che se andate in Portogallo con la macchina, tenete presente che non ci sono i caselli autostradali come in Italia, quindi non c'è il classico pedaggio autostradale con l'omino che prende i soldi o con la macchinetta automatica. C'è tutto un sistema diverso che viene gestito tramite telepass o tramite carte prepagate con carta di credito, quindi è tutta una cosa diversa e particolare e vi lascio giù in info box un link che vi spiega bene nel dettaglio come pagare l'autostrada in Portogallo, perché e comunque bisogna attivare o queste carte o questo telepass. Se la macchina la noleggiate è tutto molto più semplice perché ve lo fanno loro direttamente, quindi voi non vi accorgete quasi di nulla. Però se andate con la vostra macchina, tenete presente che dovrete attivare comunque questo sistema di pagamento. Un'altra cosa pratica è che in Portogallo l'orario è diverso rispetto all'Italia perché dovrete portare l'orologio indietro di un'ora. Quindi tenetelo presente, soprattutto se avete un volo da prendere, perché se non spostate l'orologio poi rischiate di perdere il volo. E queste sono le cose pratiche, ma entriamo un po' nel vivo del mio viaggio. Quindi noi, come vi dicevo, siamo arrivati a Faro, siamo poi andati ad alloggiare in un residence bellissimo di cui vi lascio il link giù in info box a Olos d'Água, dove c'era questa spiaggia delle Falesie. Quindi il primo giorno lo abbiamo dedicato ad esplorare la zona in cui stavamo alloggiando. Il paesino è piccolo in realtà, quindi non è che ci siano cose particolari, però la spiaggia delle Falesie soprattutto è veramente carina. Inoltre, ci si arriva anche a piedi volendo rispetto al residence in cui eravamo noi. Sono circa 10 minuti, un quarto d'ora a piedi, quindi è fattibile se volete farvi una passeggiata. Poi lì c'è un'altra spiaggia che abbiamo visto e nella quale siamo stati parecchie volte a prendere il sole, che è proprio la spiaggia di Olos d'Água, che rimane proprio vicinissima al residence in cui eravamo noi. È meno caratteristica rispetto alla spiaggia delle Falesie, perché comunque ha sempre le sue rocce color ocra, perché è un color ocra poi alla fine,
anche la sabbia, questo color ocra dorato, veramente bello, però è una classica spiaggia. Invece la spiaggia delle Falesie ha questi faraglioni giganti color ocra con delle striature bianche e quando arrivate vi troverete su questo sperone di roccia praticamente che vi farà poi vedere la spiaggia dall'alto. Quindi è veramente particolare, molto bella come spiaggia. Io vi consiglio almeno una volta di andarci perché è davvero carina. Poi abbiamo deciso di esplorare anche Albufeira, che era la città che rimaneva più vicina al residence in cui stavamo alloggiando, perché più o meno si tratta di 10 minuti, un quarto d'ora. Siamo arrivati lì e ci siamo resi conto che è il tipico paesino turistico, perché comunque era pieno di negozietti, pieno di souvenir, pieno di turisti, però è caratteristico. Ci sono le casette bianche, ci sono i pavimenti lastricati, quindi è veramente bello andarsi a fare un giro lì. E poi comunque anche l'atmosfera turistica con tutti questi negozietti, con tutte queste cose veramente particolari e caratteristiche portoghesi, vi fa proprio immergere nella vacanza. Perché anche le località tipicamente turistiche, secondo me, vi fanno sentire in vacanza. Io, tra l'altro, ad Albufeira mi sono comprata una bellissima borsetta fatta in Portogallo di sughero, molto particolare, che vi ho mostrato nel video in cui vi facevo vedere tutto lo shopping che ho fatto in Portogallo. Ve lo lascio nelle schede. Quindi, insomma, anche lì mi sono divertita perché ho fatto un po' di shopping. Poi il terzo giorno abbiamo deciso di dedicarlo tutto alle spiagge e sulle spiagge io ho fatto un vlog, quindi ve lo lascio nelle schede così potete andare a vedere tutto nel dettaglio perché vi mostravo proprio bene tutte le spiagge. Comunque abbiamo fatto questo giro lungo la costa. Lungo la costa ci sono delle spiagge che sono molto particolari e sicuramente da vedere. Abbiamo visto la Praia de Roca, che è quella dove c'è anche la chiesa di Nostra Signora de Roca. Credo che in italiano voglia dire Nostra Signora della Roccia o qualcosa del genere, perché rimane proprio su una roccia questa chiesetta. È una tipica chiesetta bianca posizionata su una roccia con la spiaggia sotto, quindi è veramente bella. Poi abbiamo visto la Praia della Marina, che è quella forse più particolare e anche più rappresentata nelle cartoline, perché ci sono queste due rocce praticamente che vanno a formare due archi ed è veramente bella. C'è tutto un percorso naturalistico da fare a piedi che vi porta proprio in mezzo a questi faraglioni ed è veramente una cosa caratteristica. Poi ci sono delle grotte naturali che sono bellissime, ma sono raggiungibili solo in barca, quindi dovete fare una gita in barca e andare a vedere queste grotte naturali, ma sono veramente uno spettacolo, quindi davvero ne vale la pena. Poi abbiamo visto la spiaggia di Carvoeiro e il paesino anche, e questa devo dire che mi è piaciuta tantissimo. È un paesino proprio arroccato sopra la spiaggia, con queste casette bianche, con un po' di colori, perché poi ci sono in mezzo alle casette bianche magari delle finestre rosse o azzurre, quindi insomma la colorazione c'è. E devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Anche su questa spiaggia c'è un percorso naturalistico che è leggermente diverso da quello della Praia della Marina, perché è un po' più, diciamo, pianeggiante. C'è una passerella di legno, vedevo anche delle mamme con i passeggini, quindi insomma è un po' più fattibile. Invece l'altro bisogna un po', arrampicarsi un po' di più, anche se, non è sicuramente un percorso difficile. Però se avete problemi di movimento o se comunque avete un passeggino o una sedia a rotelle, non so, una cosa così, non è tanto praticabile, diciamo, perché ci sono delle scale, ci sono comunque delle rocce, quindi è un po' particolare. Invece quello di Carvoeiro potete farlo tranquillamente anche se avete un problema di questo tipo, perché è tutta una pavimentazione di legno in pianura, quindi vi permette di fare tranquillamente il vostro giro sulla spiaggia. Poi siamo andati a vedere un paesino che si chiama Alte ed è un paesino arroccato immerso tra le colline dell'Algarve. È veramente bellissimo, è più incontaminato rispetto agli altri perché è stato toccato meno dal turismo di massa. Nel senso che c'è qualche turista ovviamente, però non c'è proprio quella massa di turisti, almeno quel giorno lì non c'era questa grande massa di turisti.
È molto caratteristico perché ha queste casette bianche con questi vicoletti un pochino stretti che vanno tra salite e discese, poi c'è la vista sulle colline, quindi è veramente particolare. Inoltre siamo riusciti a vedere una chiesetta che di solito è chiusa, ma siamo stati fortunati perché quel giorno lì c'erano i preparativi per un matrimonio e quindi era aperta. Siamo riusciti anche a vedere questa tipica chiesetta bianca molto particolare. Poi abbiamo visto un'altra chiesetta che è molto particolare perché all'interno è tutta piastrellata, ci sono delle maioliche, c'è una scala che è piastrellata, che è veramente molto carina, una chiesetta piccola ma davvero caratteristica e mi è piaciuta veramente molto. Poi in questo paesino ci sono corsi d'acqua, ponticelli, piccoli ruscelli, quindi è veramente particolare. Poi nel pomeriggio abbiamo deciso di andare a vedere due paesini, uno si chiama Lagos e l'altro si chiama Alvor. Lagos è veramente bello, non c'è niente da dire perché è davvero bellissimo. C'è la chiesa di Sant'Antonio che è proprio particolare perché è tutta dorata e poi a un certo punto a metà del muro si interrompe questo effetto dorato per dare spazio a tutta una piastrellatura di maiolica, quindi voi vedete il contrasto con le maioliche e questo pezzo di muro che è tutto ricoperto d'oro, quindi è veramente una chiesa bella, merita, è a pagamento però merita. Inoltre non costa neanche tantissimo, mi sembra 1 euro, 2 euro, insomma una cosa fattibile ed è veramente bellissimo. Poi ci sono le classiche strade piastrellate, lastricate con queste case bianche e lì ho fatto di nuovo un po' di shopping, ho comprato altre due o tre cosine, però è veramente molto bella. Io vi consiglio sicuramente di vedere Lagos. E un altro paesino caratteristico è Alvor. Alvor è particolare perché ha tutte queste strade, questi vicoletti praticamente circondati di casette bianche che vanno in salita, in discesa e vi portano al mare. Quindi arrivate direttamente sul mare dove ci sono anche delle barchette caratteristiche, c'è un piccolo porticciolo e la particolarità di Alvor è che ci sono un sacco di ristoranti sulla spiaggia che vi cuociono le sardine alla brace proprio direttamente sulla spiaggia ed è una cosa particolarissima. Noi volevamo fermarci a mangiare queste sardine alla griglia, ma quel giorno lì c'era un sacco di vento e tenete presente che il vento è vento atlantico, quindi non è vento caldo, è vento freddo, quindi sinceramente avevamo un po' freddo per stare lì a mangiare fuori direttamente sulla spiaggia perché il vento picchiava parecchio. Io avevo addirittura la giacca e il fularino intorno al collo perché era vento freddo, quindi insomma mangiare lì non sarebbe stato proprio adatto per quella giornata. E quindi a malincuore abbiamo deciso di andare via, però era davvero caratteristico. Se voi arrivate ad Alvor in una giornata dove non c'è tanto vento, dove comunque il clima non è come quando ci sono stata io assolutamente vi consiglio di fare questa esperienza perché è proprio caratteristica. Poi sulle sardine vi racconterò un episodio che però è avvenuto l'ultimo giorno. Poi un'altra città che mi è piaciuta tantissimo ed è quella che mi è piaciuta di più di tutte è Tavira. Tavira è una città bellissima, secondo me, piena di case bianche che si alternano a case tutte piastrellate, quindi sulla facciata esterna ci sono tutte queste case piastrellate con queste maioliche colorate, azzurre, verdi, rosa, quindi è veramente uno spettacolo. È una città abbastanza grande, quindi insomma ci siamo stati tutto il pomeriggio perché è abbastanza grande da girare. Poi noi volevamo vederla con calma, fare le foto, quindi insomma è molto bella. E poi potete arrivare direttamente sulla spiaggia, sul porticciolo, sul molo e volendo fare un giro in battello. Noi il giro in battello non lo abbiamo fatto perché non coincidevano i nostri orari, insomma avremmo dovuto perdere un po' più tempo se avessimo voluto fare anche quello. Quindi il giro in realtà poi l'abbiamo fatto a piedi, siamo arrivati su questo molo a piedi. Però se avete tempo e se vi va comunque di aspettare le coincidenze, gli orari, il giro in battello sicuramente è caratteristico perché la città merita veramente tanto. Quindi se andate in Algarve, segnatevi su un foglietto da vedere Tavira perché è veramente bellissima. Poi, il penultimo giorno siamo andati a vedere Silves.
Silves è una città di cui tutti parlano strabene. Tutte le persone con cui abbiamo parlato in quella settimana ci hanno detto che Silves è veramente bellissima perché c'è un castello con i mattoni rossi che contrasta con le case bianche, però in realtà a me Silves non mi ha entusiasmato così tanto. Quindi vedete quanto i gusti possono essere diversi, perché tutti dicevano quanto è bella Silves. Io in realtà, quando sono arrivata a Silves, devo dire che ho pensato: sì, carina, ma non è così entusiasmante come la descrivono. È vero che il castello rosso con le case bianche che fa da contrasto è bello da vedere, però in realtà poi non è che io sia rimasta così tanto affascinata da Silves. Abbiamo visto il castello, che in realtà è un castello che ha soltanto le mura esterne, nel senso che voi non entrate dentro un castello in cui potete vedere le sale, i saloni del castello. Vedete soltanto la parte esterna, quindi le classiche mura del castello, però di fatto è un castello all'aperto che non ha il tetto, quindi è proprio una cosa, è stato ricostruito inoltre, non mi ricordo in che epoca, però è stato ricostruito e hanno lasciato solo la parte esterna, quindi non è come andare a visitare un castello in cui potete vedere tutto l'interno. Lì c'è solo quello che rimane del muro, diciamo, del castello. Poi il paesino in sé, sicuramente carino, sicuramente ha le sue caratteristiche con le casette bianche, ma rispetto ad altri paesini a me è piaciuto molto meno. L'unica cosa che davvero mi ha entusiasmato tantissimo a Silves sono state le cicogne, perché io e il mio compagno abbiamo alzato gli occhi e abbiamo visto un comignolo con sopra due cicogne. Quella era una cosa bellissima. Devo dire che vedere quelle cicogne sul comignolo, mi ha fatto pensare che solo per questo è valsa la pena di andare a Silves, perché davvero sono particolari le cicogne, hanno questo becco lungo particolare, bellissime. Poi l'ultimo giorno invece siamo andati a Faro, che è la città in cui c'è l'aeroporto, quindi in cui poi abbiamo preso l'aereo, che tra l'altro avevamo la mattina prestissimo, quindi abbiamo deciso di affittare una stanza in un altro albergo per l'ultima notte, perché questo albergo era vicinissimo all'aeroporto, quindi dovendo prendere un volo alle 7 del mattino, e tenete presente che se prendete il volo alle 7, voi dovete essere lì almeno 2 ore prima, quindi alle 5. Quindi per essere alle 5 in aeroporto ci siamo dovuti alzare alle 4 di notte, e alzarsi alle 4 di notte vicino all'aeroporto è un discorso, ma se noi avessimo avuto l'aeroporto a distanza di 30 km, probabilmente saremmo dovuti partire alle 3 di notte, perché se poi succede qualsiasi cosa che blocca, magari la macchina che non parte o cose di questo genere, insomma, sarebbe stato un problema. E quindi abbiamo deciso di prendere questo albergo più vicino, che tra l'altro era un albergo stupendo, con la piscina, quindi una cosa fantastica. E quel giorno lì siamo andati a vedere la città di Faro, che è veramente bella, devo dire, mi è piaciuta. C'è il porticciolo, ci sono le classiche case bianche, anche lì case piastrellate, quindi tutte le caratteristiche. Ci sono i pavimenti della città che sono tutti piastrellati, puliti, ben tenuti, quindi è stata bella. Anche in quel caso siamo andati a vedere la chiesa, insomma, siamo andati a vedere anche il campanile, siamo quindi andati a vedere la città dall'alto. Abbiamo visto una cosa molto particolare, che è la Cappella delle Ossa, quindi una cosa che fa un po' effetto, devo dire, però è particolare, quindi insomma sono contenta di averla vista. La chiesa è veramente bellissima, c'è un organo antico all'interno, quindi insomma merita, merita tantissimo. E poi quello che volevo raccontarvi sulle sardine: a pranzo abbiamo deciso che volevamo assaggiare queste sardine alla griglia. Cosa è successo però? Siamo arrivati in un ristorante, il cameriere ci ha detto che c'erano tutti i piatti tipici, comprese le sardine. Quindi noi ci siamo fiduciosamente seduti a tavola. Quando è arrivato il momento di ordinare le sardine, il cameriere ha detto: abbiamo tutto tranne le sardine. E noi ci siamo sentiti un po' presi in giro, perché abbiamo pensato: ma come, mi dici che hai le sardine, mi fai sedere a tavola, mi fai ordinare e poi mi dici che non ce l'hai?
Allora, siccome mi ha dato un po' fastidio questo atteggiamento, io ho pensato, io e il mio compagno, ovviamente abbiamo deciso insieme, però ho pensato, non abbiamo ancora ordinato nulla perché nel momento in cui ci ha detto le sardine non le abbiamo, abbiamo chiesto al cameriere un attimo per pensare ad altre cose, per leggere meglio il menù. E quindi abbiamo pensato, non abbiamo ancora ordinato niente, comunque il cameriere ancora non si è scomodato, non hanno ancora portato nemmeno l'acqua e quindi quasi quasi io andrei a cercare un altro locale. Quindi ci siamo alzati, abbiamo ringraziato e siamo andati via perché noi comunque volevamo mangiare le sardine e ci sarebbe dispiaciuto andare via senza riuscire ad assaggiarle. Allora abbiamo cercato un altro locale. L'abbiamo trovato, ma la particolarità di questo locale, che pur essendo molto bello, molto caratteristico, era molto piccolo, quindi aveva tutti i tavoli da quattro. Il cameriere ha detto che l'unico modo per mangiare le sardine nel suo locale era sedersi al tavolo con altre persone, perché ha detto se voi vi sedete a coppie nei tavoli da quattro, mi riempite il locale e non entra più nessuno. E allora un po' a malincuore in realtà, perché non è che noi volessimo, però un po' a malincuore ci siamo ritrovati a tavola con due persone sconosciute completamente che inoltre non parlavano la nostra lingua, quindi è stato un po' particolare. Poi parlavano inglese, quindi il mio compagno qualcosa è riuscito a dire, però insomma abbiamo dovuto mangiare con degli sconosciuti, che non è proprio una cosa eccezionale se andiamo a vedere. Però ne è valsa la pena perché le sardine alla griglia, fatte proprio sul momento lì in un paesino tipico dell'Algarve, è stata una bellissima esperienza. Le sardine erano squisite, veramente buonissime. Quindi, nonostante la prima avventura del fatto che le sardine non c'erano, nonostante il fatto me le abbiano fatte mangiare al tavolo con sconosciuti, devo dire che è un'esperienza che ripeterei. Perché sono veramente buone, mi sono veramente piaciute tantissimo. Quindi abbiamo mangiato queste sardine, poi abbiamo fatto un altro giretto per Faro e poi abbiamo deciso di andarci a rilassare nella piscina dell'albergo perché sapevamo poi di doverci alzare alle 4 di notte, quindi sapevamo che sarebbe stato un po' pesantino, però alla fine è andato tutto bene, il volo è stato tranquillo, però so che avete già visto il vlog, so che avete anche già visto il vlog sulle spiagge, quindi insomma avete già visto un sacco di cose, vi lascio tutto in info box nelle schede, quindi insomma vi do la possibilità di recuperare tutti questi video, però devo dire che il mio viaggio in Portogallo è stato assolutamente soddisfacente, mi è piaciuto tantissimo, sono contentissima di esserci stata e io vi consiglio di andare a vedere l'Algarve perché è poco citato, forse un po' sottovalutato, ma è davvero davvero caratteristico. A me è piaciuto moltissimo. Quindi in conclusione vi consiglio il Portogallo, fatemi sapere nei commenti se voi siete stati in questa zona del Portogallo o se magari in altre zone del Portogallo che mi volete consigliare. Penso che poi andrò anche a Lisbona, però in quel caso andrò solo a Lisbona e passerò qualche giorno lì perché dall'Algarve era un po' lontano, perché 250 km in un giorno solo sarebbero stati tanti, perché poi 250 da andare e 250 a tornare sono 500 km che in un giorno solo forse sono un po' tanti, diciamo, per fare una gita. Vabbè, comunque detto questo, io vi saluto come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.